A cercare il compagno, poi intercetta Padiglia, scambio che non riesce, allora Moscardelli spalla la porta, decise di rientrare e di perdere un tempo di gioco, ma poi può allargare sulla sinistra dal compagno che sarta Padiglia, guarda la porta, serve una grandissima risposta di Antonelli che la mette in corner di Sganga, gli viene levato il possesso e poi palla in avanti per Moscardelli che resiste alle sportellate, poi l'imbucata meravigliosa per Pisilli, la risposta del portiere, poi arriva Moscardelli con il cucchiaio, salta il portiere e poi prende la traversa, grandissima giocata del numero 9, ma l'Alba Roma non trova. Subito battuta, palla dietro, poi ancora per Pisilli, può andare al cross basso e c'è la rete, meravigliosa, subito pronti via, vantaggio dell'Alba Roma, Mattia Pisilli 1-0. Alza la testa il numero 11, va adesso da Segoni, la chiusura su di lui, allora Mortaroli può portare palla, salta Pisilli numero 10, il destro di Mortaroli, una deviazione, il portiere in qualche modo e poi allontana la difesa dell'Alba Roma, ma qua brivido e si aspetta solo il fischio dell'arbitro, quattro uomini in barriera per Iali, pronto Moscardelli, il sinistro del numero 9, la grandissima parata di Iali impedisce la gioia del gol, probabilmente Moscardelli di testa Iali ad alimentare l'azione offensiva, l'Alba Roma spalla la porta, Toncelli prova a girarsi, il sinistro di Toncelli, il portiere para ma non blocca, ci si avventa Moscardelli che segna il 2-0 per l'Alba Roma. Allora Segoni, Moscardelli in buca per Toncelli, contro il numero 10, tu per tu col portiere, lo scarta e trova la rete del 3-0. Torna Segoni, porta palla il numero 9, c'è libero Padiglia, servito in questo momento su di lui Berardi, ancora il numero 4, lo guarda, poi ci pensa un attimo, arriva su di lui anche Toncelli e poi va da Proietti che riesce a liberare Turzi, il destro di prima intenzione di Turzi, strozzato il portiere, pare blocca, porta a casa la rimessa laterale. Padiglia se ne va su Berardi, il numero di Padiglia, la palla sibila vicino al palo ma non trova lo spazio, va sulla sinistra dal compagno, tenta l'imbucata, molto attento Pisilli che serve Padiglia, sbaglia il controllo, innesca Berardi, c'è il numero 4, c'è sulla destra Pisilli, servito in questo momento il destro di Pisilli, contropiede perfetto da manuale dell'Alba Roma, 4-0, Mattia Pisilli ancora in gol favorendo Valentini che va sulla sinistra dal compagno che è costretto a perdere parecchi metri, si tratta di Pisilli, sbaglia qui l'appoggio, poi Murzi in qualche modo riesce a rimediare, Berardi serve Valentini, guarda la porta Valentini, la conclusione, palo interno dell'Alba Roma che sfiora il 5-0. Calcio d'angolo per l'Alba Roma, pronto Valentini alla battuta, destra a rientrare di Valentini, a cercare la testa di Moscardelli, lo stacco del numero 9, la grandissima risposta Antonelli che poi serve subito sulla sinistra, Segoni salta di netto Padiglia, Segoni poi guarda la porta, la conclusione di Segoni e c'è una rete spettacolare del numero 3, cost to cost di tutta la fascia, si accentra e poi tiro che non lascia scampo al portiere e 5-0 per l'Alba Roma, si attende soltanto il fischio dell'arbitro, due uomini in barriera per Iali, fischio che arriva in questo momento, sinistro di Valentini, grande risposta di Iali in calcio d'angolo, Segoni tenta di imbucare per Moscardelli, su di lui Proietti, Moscardelli riesce a girarsi, salta anche il capitano dell'Ancos, Iali con i piedi e poi prova a ribadire in un secondo momento Pintucci non trovando però lo specchio, l'arbitro dice che può bastare, l'Alba Roma supera l'Ancos Roma per 5-0 in questo esordio, in questa Coppa Italia 2024-2025.